Ciao a tutti! Oggi, come vedete dalle immagini, andremo a realizzare il tanto agognato maglione da uomo, semplice semplice. Avevo veramente un sacco di richieste relative a questo capo. E dal momento che dovevo realizzarne, uno ho colto l'occasione, lo sapete, come al solito per farvi vedere il, la, la sua realizzazione facendo il tutorial. Mi dispiace che non posso montarlo su manichino perché il manichino da uomo non ce l'ho, anche se mi dovrò premunire per, per prenderne uno, perché effettivamente il capo si vede meglio essendo stato sul manichino, eh, però insomma si capisce. Molto semplice la lavorazione, avrà degli scalfi manica e un collo molto particolare, un collo che poi voi potrete decidere se fare o meno. Questo collo mi è stato chiesto così, quindi nel tutorial io lo realizzo in questo modo, però poi se voi appunto non vorrete realizzare questo collo un po' alternativo, che è molto particolare ma molto bello, eh, perché è un collo ad anello molto bello, è un maglione molto morbido, maglione senza bordi né nelle maniche né nel fondo, con i bordi che si arrotoleranno da soli data la lavorazione ed è molto molto semplice come vi dicevo da realizzare bene. Andiamo subito a vedere cosa occorre e come si realizza il nostro maglione da uomo. Allora, per la realizzazione del maglione io ho utilizzato 8 etti di lana, però li ho utilizzati eh, unendoli perché volevo realizzare uno spessore da lavorare con eh, i ferri del eh, lod numero 8, che poi ho lavorato con i ferri numero 9, però non lo avevo e allora l'ho unito, ho unito due lane, quindi voi se volete realizzarlo uguale a questo andrete a chiedere un filato che si lavora con eh, i ferri del numero 8. Abbiamo appunto poi bisogno e ne ho utilizzati 8 etti. All'incirca sono un po' meno di 8 etti, però insomma 8 etti vi occorrono. Poi i ferri numero 9, perché io il maglione per eh, per dargli questa mh, morbidezza, questa eh, perché lo voleva molto calante come maglione. Questo ragazzo allora appunto l'ho eh, realizzato con i ferri numero 9 che gli danno questa morbidezza particolare e poi anche i ferri numero 8 per la realizzazione del collo perché il collo va realizzato con un, un pelino più compatto. Se volete utilizzare i ferri corti potete utilizzare anche i ferri corti e andare a lavorare in modo più comodo, dipende da, da voi, nel senso io vi inizio il lavoro con questi però poi il mio lavoro lo proseguo con quelli lunghi perché mi ci trovo meglio, poi sono molti anni che lavoro in quel modo e mi ci trovo molto meglio. Avete poi bisogno di un po' di marcapunti, di tre marcapunti e di tre spilline da baglia di Un ago da lana e di un paio di forbici. Bene, vediamo subito come si realizza il nostro maglione da uomo, molto trendy e molto facile. Allora, tenendo presente che per ogni taglia dovete aumentare o diminuire 4 maglie, io questo lo devo fare per una XL, aumenta, metterò sul mio ferro 62, avvierò 62 maglie. Quindi le avvio come io avvio sempre le mie maglie. Poi tenete, se lavorate con i ferri, con i ferri quelli corti, questi qui che sto usando io adesso per farvi vedere. Se usate quelli lunghi utilizzate sempre lo stesso tipo di avviatura, però fatta con due mani che eh, risulta magari un pochino più semplice. Andiamo a mettere il filo mh, quello sul gomitolo intorno al dito, al pollice. L'altro filo, quello a perdere, diciamo quello non quello attaccato al gomitolo, lo mettiamo sull'indice. Poi con il ferro entriamo in questo modo nella, nella lavorazione, vedete noi abbiamo il filo così, facciamo questa specie di asola e da sotto entriamo nell'asola. Poi andiamo a prendere con la punta del ferro il filo che sta sull'indice, lo facciamo passare attraverso l'asola e poi tiriamo. Abbiamo realizzato la nostra maglia, ve lo faccio vedere di nuovo. Quindi un filo, il filo del gomitolo sul pollice e l'altro sull'indice. Piego la mano, faccio la Entro dal basso verso l'alto, poi vado ad acchiappare il filo che ho sull'indice che ho sull'indice, lo faccio entrare nella solina e poi tiro così. E per il mio maglione, io ora monto 62 maglie, per ogni taglia, aumentate 4 maglie, e la stessa cosa vale. Se volete diminuire le taglie. Quindi, se volete diminuire le taglie, andrete a fare 4 maglie in meno per ogni taglia in meno che volete realizzare e procedete così con montare sul vostro ferro tutti i vostri punti adesso noi andiamo a lavorare la maglia rasata la maglia rasata se non sapete come si realizza io adesso ve la faccio vedere in maniera molto veloce però sul canale trovate il tutorial appunto relativo solo alla maglia rasata e se mai poi se mi ricordo sempre magari poi voi ricordatemelo nei commenti vi metto il, il link nel, nel box informazioni allora per lavorare la maglia rasata e noi dobbiamo lavorare 10 cm maglia rasata, quindi eh, qualsiasi eh, numero di punti voi abbiate inserito nel vostro ferro, quindi per qualsiasi taglia voi lo, lo dobbiate lavorare, i primi 10 cm li lavoriamo sempre uguali, nel senso 10 cm per qualsiasi taglia. Per la maglia rasata, il diritto della maglia rasata si lavora in questo modo, inserite il ferro nella, nella, nella maglia del ferro anteriore da, 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 da sinistra verso destra, in questo modo. Così. e poi tenendo il filo del gomitolo sulla mano sul dito della mano sinistra in questo modo andate a, a raccogliere il filo lo fate passare attraverso la maglia così e la fate cadere in questo modo avete realizzato il vostro diritto mm? e procedete così per tutti i punti ora voi potete tenerlo sia in questo modo il vostro ferro che così come vi trovate meglio voi io dipende a volte lo tengo in un modo a volte lo tengo nell'altro è così e andate a lavorare tutto il ferro addirittura vi faccio vedere poi quando arrivo in fondo vedete pian pianino ve lo faccio vedere se No, poi mi sgridate che vado troppo veloce entrate raccogliete il filo e lo fate passare entrate raccogliete il filo e lo fate passare è molto semplice poi una volta che ci avete preso la mano diventa un giochino da ragazzi anche lavorarlo c'è anche un altro un altro metodo tenete il filo con, il, con la punta dell'indice e del medio della mano destra e fate passare il lavoro così Quindi nel punto del ferro sinistro fate passare il filo con la mano destra e lavorate il punto io ripeto sono tutti metodi a seconda qual, qual è il metodo che vi fa lavorare meglio cioè io mi trovo bene con tutti, nel senso che li alterno, dopo un po' magari mi si stanca la mano in un determinato modo, alterno e lavoro nell'altro modo. Sceglierete poi voi il, il metodo che più vi, vi sembrerà facile e comodo per, per, il, per il vostro lavoro. Eh. Andiamo adesso a lavorare il rovescio. Per lavorare il rovescio, per il primo punto, mettete il filo sopra il ferro, entrate con il, il ferro di destra prendete il filo dalla, dal basso verso l'alto quindi andate ad agganciarlo e lo fate passare sotto la maglia comunque anche del rovescio poi c'è il tutorial eh? quindi tenete il filo di, eh, di lavorazione sopra il ferro di sinistra con il ferro di destra entrate da destra verso sinistra sotto il punto in questo modo agganciate il punto così e lo fate passare, agganciate il filo, scusate, così, e lo fate passare al di sotto del punto e lo portate giù, Ve lo faccio vedere un'altra volta. Quindi tenete il filo sopra il ferro, entrate dal basso verso l'alto, in pratica, nel punto, agganciate, cioè, ruotate verso, semi, verso destra il, il, il vostro ferro, agganciate il filo e lo fate passare da sotto, così è tutta questione, poi di pratica, come in tutte le cose. Se invece lavorate con i ferri tradizionali messo sotto l'ascella, eh, avete l'opportunità la, 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 appunto di lavorarlo in maniera tradizionale. Quindi in questo modo, io adesso sotto l'ascella non lo posso mettere. Come vi ho fatto vedere prima, entrate da destra verso sinistra. Così, entrate, fate passare il filo intorno dal basso verso l'alto. Uscita nel punto, adesso andate a realizzare ferri di andata e ritorno appunto a maglia rasata che è questa qui, un ferro diritto, un ferro rovescio. Sino a raggiungere l'altezza la, di 10 cm. Nel frattempo, io ho eh, cambiato i ferri, ho distribuito il mio lavoro in un paio di ferri più lunghi perché lavoro meglio. Una volta che avrete raggiunto l'altezza la, di 10 cm, Procederete a lavorare un aumento dalle parti, quindi un aumento all'inizio, un aumento alla fine del ferro per tre volte ogni 14 ferri. Vi faccio vedere brevemente l'aumento, quindi adesso noi facciamo il primo aumento, che è fatto in questo modo: lavoriamo una maglia o due di vivagno. Io ne lavoro due solitamente prima di fare l'aumento. Poi vado a prendere del filo che c'è fra una maglia e l'altra questo filo vedete che, che che spunta questo qua lo raccogliete con la punta del ferro sinistro e poi entrate e non lavorate diritto ritorto quindi entrate nel punto nella parte retro del punto così vedete in questo modo dal davanti e dietro così e lo lavorate diritto e così avete fatto il vostro aumento poi lavorate tutte le vostre maglie normalmente a diritto sino alle Terzo, alla terzultima maglia siamo arrivati alle ultime tre lavoriamo la terzultima poi andiamo a prendere il nostro filo in mezzo fra questa e questa maglia così tiriamo su e nuovamente lo lavoriamo al diritto ritorto di quindi entriamo con il ferro di destra all'interno del punto in questo modo e lo lavoriamo a diritto e poi continuiamo Ora voltiamo e andiamo e procediamo con la lavorazione del nostro rovescio. E procediamo facendo questo lavoro per tre volte. Ora voltiamo e andiamo e procediamo con la lavorazione del nostro rovescio. E procediamo facendo questo lavoro per tre volte. Un aumento dalle parti, quindi un aumento da a destra, e un aumento a sinistra per tre volte ogni 14 ferri. Siamo arrivati al 42 ferro. Ne lavoriamo ancora 8 a maglia rasata abbiamo ora 50 eh, ferri a maglia rasata procediamo con la lavorazione degli scalfi per gli scalfi iniziamo con il chiudere tre maglie all'inizio del, del ferro e vi faccio vedere come lavorate la prima maglia lavorate la seconda e poi andate ad accavallare la prima sulla seconda in questo modo avete chiuso una maglia lo facciamo per altre due volte quindi lavoriamo la maglia e accavalliamo la precedente sulla successiva così 2 e 3 e la diminuzione a destra l'abbiamo fatta ora lavoriamo tutto il ferro fino in fondo a diritto quindi procediamo a lavorare tutto il ferro normalmente a diritto una volta che abbiamo terminato il ferro a diritto, giriamo il lavoro e andiamo a lavorare il ferro rovescio, e inizialmente facciamo le tre diminuzioni: quindi facciamo gli scalfi, andando a chiudere nello stesso modo con il quale abbiamo chiuso le tre maglie all'inizio del ferro a diritto in quello a rovescio, solo che lo facciamo punto, rovescio. Quindi, una, lavoriamo la seconda, e facciamo passare la prima sulla seconda, una lavoriamo e facciamo passare due, lavoriamo e facciamo passare 3 Adesso dobbiamo andare a lavorare ovviamente tutto il ferro di ritorno rovescio, quindi normalmente facciamo il nostro ferro di ritorno a maglia rasata. Nel prossimo ferro lavoreremo la diminuzione di due maglie insieme, quindi Lavori le diminuzioni le facciamo sempre all'interno di due maglie, sia dalla parte destra che dalla parte sinistra. Quindi lavoriamo due maglie normalmente a diritto e poi facciamo la diminuzione. La diminuzione doppia a destra si fa in questo modo: fate passare sul ferro di destra una maglia senza lavorarla e poi andate a fare una prendere due maglie insieme, quindi la, la, le, le due successive maglie le prendete insieme le lavorate diritto e poi fate passare quella che non avete lavorato sopra le due lavorate questa è la diminuzione accavallata che si fa sul lato destro del lavoro poi lavoriamo tutte le nostre maglie sino alle ultime 4 eh, scusate vi ho detto le ultime 4 ma sono le ultime 5 eh, che dovete lasciare eh, libere mi sono dimenticata che ne dobbiamo diminuire 2 Andiamo a lavorare tutte e tre insieme. La diminuzione a sinistra si lavora prendendo le maglie insieme che siano due o tre a seconda di quante maglie dovete diminuire. Quindi le prendiamo tutte e tre insieme e le lavoriamo a diritto così e poi lavoriamo le nostre due maglie ultime di vivagno. Ok, adesso andiamo a lavorare il rovescio. Normalmente, quindi lavoriamo il ferro di ritorno normalmente. Ora, per i prossimi sei ferri andremo a lavorare una diminuzione nella, nella parte del diritto, da una parte all'altra, e il rovescio lo lavoreremo normalmente senza fare diminuzioni per sei ferri. Quindi al diritto, diminuiamo una maglia. Quindi vi faccio rivedere la diminuzione della maglia all'interno di due maglie lavorate. Quindi il vivagno sarà di due maglie e poi diminuite una sola maglia, prima ne abbiamo diminuito due, ora ne diminuiremo solo una e la diminuiamo così, quindi facciamo passare la maglia, una maglia senza lavorarla, lavoriamo la seconda e poi facciamo passare la prima sulla seconda così. Lavoriamo tutte le maglie del ferro a diritto normalmente sino alle ultime 4 questa volta, <ride> questa volta è giusto 4. Arrivati quindi alle ultime quattro maglie, andremo a diminuire una maglia, quindi prendendo e lavorando le, la, la, la quarta ultima e la terza insieme, così, e poi lavoriamo le altre due maglie. Poi andiamo a fare il eh, ferro di ritorno normalmente a rovescio e lo facciamo per altre due due volte quindi in totale faremo sei ferri i rovesci lavorati eh, normalmente e nei diritti andremo a diminuire dalle due parti una maglia a ogni diritto arriviamo così al sessantesimo ferro di lavorazione dopo i tre i sei ferri lavorati con le eh, diminuzioni arriviamo al sessantesimo ferro benissimo adesso siamo arrivati al sessantesimo ferro dobbiamo lavorare per il davanti ancora 14 ferri prima di iniziare gli scalfi del collo quindi lo scollo quindi lavoriamo sino al 74 eh, ferro le maglie eh, come si presentano quindi in, in, in ferri di andata e ritorno per il dietro lavoreremo esattamente nello stesso identico modo solo che invece di fermarci dopo gli scalfi manica al 74 ferro ci fermiamo all'82 quindi ne lavoriamo 8 in più quindi vi ripeto, adesso lavoriamo 14 ferri, quindi andiamo a lavorare dal sessantesimo quindi dal 61 al 74esimo ferro per il davanti, a maglia rasata normalmente, per il dietro, rifate esattamente la stessa lavorazione, però vi fermate al, all'82esimo ferro e poi fare, vi faccio vedere ovviamente come si fanno gli scalpi scollo, quindi lo scollo sul davanti e ovviamente lo scollo sul dietro. Dovete tenere... Solo presente che gli stessi punti che avete realizzato per il davanti li farete esattamente uguali per il dietro, nel davanti ci fermiamo al 74esimo ferro, nel dietro all'82esimo. Una volta arrivati al 74esimo ferro, procediamo con lo scollo. Per lo scollo dobbiamo individuare le maglie le 10 maglie centrali quindi ognuno di voi dovrà individuarle separatamente perché avrete messo un numero di maglie a seconda della taglia che della, della quale volete realizzare il vostro maglione quindi andate a contare le vostre maglie tutte le maglie che avete che vi sono rimaste sul ferro nel mio caso io ho 52 maglie quindi adesso devo togliere 10 maglie che sono le 10 maglie che io dovrò diminuire nel centro della, eh, della lavorazione e me ne rimangono quindi 42 42 diviso 2 fa 21 quindi adesso io vado a lavorare 21 maglie a diritto quindi 1 2 3 sino a 21 terminate le 21 maglie a diritto vado a chiudere le 10 maglie che mi servono inizialmente per realizzare il mio scollo davanti e per chiuderle faccio la chiusura ad accavallate quindi lavoro la prima lavoro la seconda e faccio passare la prima sulla seconda in questo modo nuovamente lavoro la successiva e faccio passare la precedente e ne abbiamo chiuse due lavoro e chiudo la terza lavoro chiudo la quarta quinta sesta settima ottava nona e decima ora io ho chiuso le mie dieci maglie centrali devo avere ancora 20, devo lavorare ancora 21 maglie ne lavorerò 20 perché una ce l'ho sul ferro quindi una Due, fino alla fine del ferro andiamo a lavorare la parte rovescia quindi andremo a lavorare le prime 21 maglie a rovescio normalmente così come lavoriamo tutti i ferri di ritorno 1 2 3 fino a 21 adesso ovviamente ci ritroviamo lo stacco delle 10 maglie che abbiamo chiuso centralmente quindi dobbiamo avviare al nuovo un gomitolo prendiamo l'altro gomitolo e andiamo a lavorare nuovamente nostre le nostre maglie a rovescio quindi provvederemo a fissare il, il filato e lavoriamo nuovamente tutte le nostre 21 maglie e procederemo quindi con lavorare separatamente le due parti del davanti. Procediamo adesso, come vi dicevo, lavorando le due parti separatamente andando a diminuire solo dal lato dello scollo per ampliare appunto lo scollo. Andiamo adesso a lavorare il 77 ferro, nel quale andremo a diminuire due maglie. Le diminuiamo, come vi dicevo, al lato scollo. Quindi andiamo a lavorare tutte le maglie. In questo caso le diminuiamo, le diminuiamo a pelo, nel senso eh, proprio diminuiamo le ultime due maglie così. E adesso dobbiamo invertire la, la diminuzione. Quella che abbiamo fatto prima a sinistra, ora la faremo a destra. Quindi le ultime tre maglie della, del lavoro le prendiamo insieme abbiamo fatto la diminuzione dello scollo poi prendiamo l'altro filo l'altra parte e andiamo a diminuire le altre tre maglie passiamo la prima senza lavorarla lavoriamo le due successive insieme a diritto e accavalliamo la prima sulle altre due e poi andiamo a terminare il ferro a diritto normalmente il ferro rovescio, questo e tutti i ferri rovesci li faremo senza diminuzioni quindi andando a lavorare esattamente le maglie come si presentano ovviamente appunto a rovescio. Procediamo adesso andando a terminare il nostro lavoro e lo termineremo facendo nel prossimo ferro una diminuzione quindi diminuiremo le ultime due maglie le prenderemo insieme sul lato destro e nel lato sinistro eh, passiamo la prima e la cavalliamo sulla seconda lavorata diritto nel 79° nell'ottantesimo lavoriamo le maglie come si presentano nell'ottantunesimo facciamo nuovamente un'altra diminuzione ai lati quindi un'altra maglia a destra e un'altra maglia a sinistra allo scollo e lavoriamo fino all'ottantasettesimo ferro poi senza più aumentare eh, scusate senza più diminuire quindi le diminuzioni si fermano all'ottantunesimo ferro e poi procediamo lavorando sempre le due parti ovviamente separatamente sino all'86 ferro nell'87 andremo a chiudere poi lo vediamo insieme quindi lavoriamo ancora fino al ferro numero 86 come vi dicevo quando arrivate nel punto in cui dovete diminuire quindi nelle ultime due maglie prima ne abbiamo prese tre e adesso ne prendiamo due a diritto e abbiamo fatto la diminuzione a destra ora per la diminuzione a sinistra a prendere ovviamente l'altro filo. Fate passare la prima maglia sul ferro senza lavorarla. Poi lavorate a diritto, la seconda, e fate passare la prima sulla seconda, e terminate il ferro a diritto, il prossimo ferro lo lavorate tutto a rovescio. E poi fate un'altra diminuzione dalle parti, così come abbiamo fatto adesso. E arrivate, all'81 maglia all8 all ferro, dall'ottantunesimo all86 ferro lavorate le maglie normalmente senza più diminuire. Terminato l'86esimo eh, ferro, andiamo a chiuderli, andiamo a chiudere le, le nostre spalle, a chiuso la cavallata quindi andando a lavorare. La prima maglia, lavoriamo la seconda e cavalliamo la prima sulla seconda. Lavoriamo la successiva e cavaliamo la precedente in maniera molto morbida. Ne lavoriamo due. Tre. poi per tenere la lavorazione morbida se avete visto il video dove vi spiego come fare la chiusura dei lavori a maglia ad accavallate per tenerla più morbida io faccio degli aumenti faccio una chiusura ad aumenti in questo modo e tiro su la maglia tra un punto e l'altro quella centrale vedete tra un punto e l'altro c'è cioè questa, questa maglia questa questo filo prendo il filo e lo lavoro diritto e il torto in questo modo poi lo cavallo e lo faccio ogni 5 maglie quindi un paio di volte una 2 3 4 5 e nuovamente giro sul filo dal centro e lo chiudo e procedo così ovviamente fino a chiudere tutto il mio lavoro. Una volta che avete terminato, tirate, tagliate un pezzetto di filo abbastanza lungo, così, no, non proprio cortissimo, perché poi potrebbe servirci per cucire. E poi stringiamo in questo modo. Una volta che abbiamo terminato di, di chiudere le due parti del, del, delle spalle, possiamo mettere via il davanti e fare il dietro.